Buon pomeriggio a tutti. Per me è una gioia e un onore tornare a predicare dopo quasi 2 anni. A settembre sarebbero stati 2 anni e ringrazio per questo il Signore Gesù, in particolar modo, ma anche il Pastore Giovanni che mi ha dato di nuovo l'occasione di poterlo fare. I più attenti avranno notato un grosso cambiamento nella mia vita e infatti negli ultimi 2 anni c'è stato un grosso cambiamento. Non uso più la carta. Hai visto? Mario, stai attento perché potrebbe succedere anche a te. Quindi per chi pensava che i miracoli non esistessero, dovrete ricredervi, ok? Oggi vedremo un passo molto interessante, così vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Matteo 12 e vi invito anche ad alzarvi in piedi perché leggeremo insieme dai versetti 43 a 50. Matteo 12, da 43 a 50. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatesi fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Ok, potete accomodarvi. Prima di iniziare a vedere cosa dice il brano, voglio spiegarvi un po' il contesto in cui siamo, e perché penso che questo ci aiuterà a capire cosa sta dicendo il Signore Gesù e perché lo sta dicendo. Innanzitutto credo che sia giusto dire che Matteo è un Vangelo diretto in primo luogo agli ebrei e il suo scopo principale è presentare Gesù di Nazaret come Messia, come Cristo e Re dei Giudei. Gesù di Nazaret è il Messia e Re dei Giudei, come verrà anche scritto sulla croce. Nei primi 10 capitoli possiamo dire che il Re viene presentato al popolo e ai capi del popolo. E nei capitoli 11 e 12 abbiamo reso conto del rifiuto del re. Il capitolo 11 e in particolar modo il capitolo 12 ci mostrano non solo il rifiuto del re, ma anche la condanna che segue il rifiuto. Quindi nel capitolo 12 assistiamo al rifiuto del re Messia da parte dei capi religiosi come del popolo. Tutti gli avvenimenti di questo capitolo sono racchiusi in un unico giorno, un giorno nel quale abbiamo 2 eventi degni di nota. Non che gli altri non lo fossero, ma il primo è che i farisei con i capi religiosi decisero di eliminare il loro problema facendolo fuori, decidono di uccidere Gesù. Il secondo, che porterà alla loro definitiva condanna, è il fatto che accusarono Gesù di compiere la sua opera per mezzo di Satana. In poche parole stavano dicendo che Gesù era mosso dal diavolo e non dallo Spirito Santo. Quindi, nel loro ostinato rifiuto, stavano attribuendo l'opera dello Spirito al diavolo, ai demoni. I capi erano così induriti e ostinati nel rifiutare Gesù di Nazaret come loro Messia e come loro re, che anche davanti all'evidenza lo hanno definitivamente rigettato, condannandolo a morte. Il loro rifiuto era così ostinato da diventare definitivo, sfociando così in una condanna definitiva. Questi uomini furono così ciechi da precludersi ogni altra possibilità di entrare nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Dobbiamo capire, fratelli e sorelle, che queste persone erano state esposte ad una rivelazione e ad una luce tale che nessuno mai aveva ricevuto, e non solo hanno rifiutato di credere, ma attribuendo l'opera dello Spirito al diavolo si macchiarono di quello che Gesù chiama il peccato imperdonabile.
L'intero ministero di Gesù dall'inizio alla fine fu sottomesso allo Spirito Santo come al Padre. Nella sua umiliazione umana Gesù si sottomise volontariamente e pienamente sia al Padre che allo Spirito. Al capitolo 3, al suo battesimo che segna l'inizio del suo ministero, leggiamo questo. Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Subito dopo nel capitolo 4 lo Spirito Santo lo conduce nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver ascoltato il sermone sul monte, le persone non poterono non riconoscere l'autorità del suo insegnamento. Tutte le sue guarigioni e i suoi miracoli erano la manifestazione nella sua vita della potenza dello Spirito. In Luca leggiamo che Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Subito dopo Gesù si recò a Nazaret, dove entrato nella sinagoga si alzò e leggiamo che gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Anche al capitolo 12 di Matteo possiamo vedere l'adempimento di un'altra scrittura. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Una gran folla lo seguì ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Questo accadde poco prima che lo accusarono di cacciare i demoni con l'aiuto di Belzebù. Capite quindi che era impossibile davanti a tanta evidenza accusarlo di essere dal diavolo e che stava prendendo in giro tutti. Gesù stesso nel rispondere ai suoi accusatori disse: ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Davanti a tutti i miracoli a cui avevano assistito, un insegnamento senza pari, un'autorità sul mondo naturale e soprannaturale mai vista prima, promesse del Vecchio Testamento che si adempivano davanti ai loro occhi, i farisei rifiutarono volutamente e consapevolmente il loro Cristo, il loro Re e il loro stesso Dio. Ciò che era ovvio per la folla stupita: non è questo il figlio di Davide? Non lo era per i farisei e la casta delle guide del popolo. O forse è meglio dire che riconobbero che la sua autorità e le sue opere miracolose erano da Dio, ma condannarono un innocente. Hanno deliberatamente rifiutato la chiara e schiacciante evidenza per liberarsi di un uomo che non faceva altro che accusarli, smascherando la loro ipocrisia, arrivando così ad accusarlo di essere dal diavolo anziché da Dio, di compiere l'opera del diavolo anziché quella di Dio, di essere indemoniato anziché ricolmo di spirito. Loro si sono macchiati del più vile dei peccati, voltando in maniera definitiva le spalle al loro Dio. Così nel capitolo 12 vediamo ciò che vediamo anche in Romani 1. Hanno abbandonato Dio per la loro religione, hanno amato e adorato loro stessi e le loro tradizioni, e la conseguenza è che Dio ha abbandonato loro. Dio ha abbandonato loro. Nel capitolo 12 Gesù li condanna e conclude il suo giudizio con due analogie di cosa vuol dire appartenere alla famiglia di Dio. Gesù ci dà due analogie di cosa vuol dire appartenere alla famiglia di Dio. La prima analogia è quella del vuoto religioso. Il vuoto religioso. In realtà Gesù usa questa storia per dire cosa non vuol dire essere un figlio di Dio. Questa storia ha un'accezione negativa
è evidente come termina in una condizione peggiorativa di quest'uomo, che Gesù identifica nella malvagia generazione dei suoi tempi. E il tema di questa storia è che un vuoto religioso non è un figlio di Dio. Gesù sta dicendo in maniera chiara che la religiosità di un uomo o di un popolo non è garanzia di appartenenza alla famiglia di Dio. E questo si scontra con l'insegnamento religioso dei nostri tempi, che siamo tutti figli di Dio, come anche dei suoi tempi. Ma vediamo cosa dice il testo. Abbiamo un uomo in questa storia, ma il personaggio principale è un demone, uno spirito immondo, un angelo caduto tra i tanti insieme a Satana. Immondo definisce la sua natura malvagia, cattiva, vile, disgraziata. Cosa ci dice il testo di questo demone? La prima cosa che ci dice è che questo spirito immondo esce da quest'uomo. Come e perché non ci viene spiegato, ma possiamo provare a farlo senza costruirci troppo sopra, ok? È possibile che quest'uomo, ad un dato momento della sua vita, stanco quindi della sua condizione, sia riuscito a trovare una soluzione al suo problema. La vita di quest'uomo posseduto doveva essere una vita disastrata e piena di problemi. Un demone non porta niente di buono, se non cattiverie e vili azioni. Quindi la vita di quest'uomo era una vita piena di problemi e cattiverie, ma a un certo punto riesce a liberarsi di questo spirito. Forse è un esorcismo o un cambiamento di vita talmente radicale da indurre lo spirito ad andare via, a lasciarlo. Un'altra cosa che ci dice il testo è che questo demone si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Uno spirito non mangia e non beve, quindi il fatto che si aggira per luoghi aridi per lui non fa alcuna differenza. Ciò che incide invece e fa la differenza è il riposo. Non trova riposo, non riesce a trovarlo. I demoni dal momento della caduta, oltre a diventare cattivi, vili e disgraziati, quindi sono esseri che vivono lontano dalla grazia di Dio, privi della grazia di Dio, sono privi di riposo, non fisico ovviamente, ma spirituali, sono privi di riposo spirituale, sono inquieti, non trovano pace, forse se non nel possedere un uomo e per mezzo del quale fare il male. Cerca riposo in un posto solitario e non lo trova. Forse spera che il silenzio e la quiete possano dare sollievo a questa sua condizione. Forse spera di trovare qualcuno da possedere e dominare in un posto dove nessuno potesse ancora infastidirlo o cacciarlo. Gesù non ci dice perché, ma cerca riposo alla sua inquietudine e non lo trova. Così dice a se stesso: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E questo è interessante perché questo spirito considera l'uomo dal quale è uscito casa sua, lo considera sua proprietà, sua dimora. C'è qualcosa nella vita di quest'uomo quindi che non ha funzionato. La sua non è stata una vera e definitiva liberazione, perché lo spirito lo considera ancora casa sua e ci torna, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Ci torna. Queste parole lo confermano. Questa è la frase con cui il Signore Gesù spiega cosa è accaduto realmente nella vita di quest'uomo. Quest'uomo ha sistemato la sua vita. Prima era una vita piena di problemi e di cattiveria, ora la vediamo in ordine. Ora è vuota, spazzata e adorna. La sua vita ora è sistemata, ordinata e priva dell'influenza dello Spirito. Gesù ci sta mostrando una vita cambiata, una vita senza i problemi di prima, una vita riformata. Quest'uomo ha avuto la capacità di cambiare la sua vita, non sappiamo come, ma ha cambiato la sua vita e ora è una vita ordinata, non più disordinata. E questo è quello che avviene nella vita di molte persone che a un dato momento decidono di mettere ordine nella propria vita, decidono di cambiare stile di vita. Abbiamo i pentiti di mafia. Un tossicodipendente può riuscire a trovare la forza e le motivazioni per disintossicarsi. Un ladro può iniziare a lavorare onestamente. Un irreligioso può diventare un religioso devoto, zelante, osservante. Nel mondo noi vediamo continuamente queste cose. Una vita distrutta e disordinata che diventa una vita degna e ordinata. Le persone hanno la capacità di cambiare. Ma per quanto ora sia una vita
ordinata e decisamente migliore. C'è un problema. Gesù ci mostra un problema qui. Lo Spirito torna a far parte della sua vita. E sapete perché? Perché trova la casa sì ordinata, cambiata, migliorata, ma è vuota. La casa è vuota. E questa è la parola chiave che spiega l'enigma qui. La vita di quest'uomo è cambiata solo esteriormente. Il suo è un cambiamento morale, religioso, ma non c'è stato nessun cambiamento nel cuore. La sua condizione è quella di ogni uomo o donna senza Cristo. Il suo cuore è vuoto. Non è avvenuta nessuna rigenerazione per opera dello Spirito Santo e non c'è stata la nuova nascita spirituale nella vita di quest'uomo. La sua vita è vuota. Quest'uomo forse grazie alle proprie forze è riuscito a cambiare la sua vita. Ma poi torna alle sue vecchie abitudini perché il suo cuore è rimasto vuoto. Cristo non ha mai preso dimora nel suo cuore, nel suo vuoto cuore. Non solo, ma l'aver riposto la sua fede nelle sue capacità, nella propria giustizia, nella sua vuota religiosità, ha peggiorato la sua condizione. Guardate cosa dice Gesù. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui ed entrati vi prendono dimora e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Il cambiamento di quest'uomo, per quanto importante, incredibile, apparentemente vero, non è stato sufficiente né per impedire che tornasse alle sue vecchie abitudini né per impedire il giudizio nella sua vita. Lo Spirito non solo torna a dimorare nella sua vita, ma porta con sé altri 7 spiriti peggiori di lui. E questo ci dice che ci sono spiriti e spiriti, spiriti più cattivi di altri, con gradi diversi di cattiveria. Porta con sé altri 7 spiriti peggiori di lui. E ora abbiamo 8 spiriti, non più uno. E quindi la vita di quest'uomo è peggiorata, la sua condizione spirituale è peggiorata. Così avverrà questa malvagia generazione. Dobbiamo ricordarci che qui Gesù non si sta rivolgendo a delle persone immorali o a dei grandi peccatori, ma si sta riferendo innanzitutto ai farisei e ai capi religiosi del popolo che lo avevano appena respinto. E ovviamente anche al popolo che, pur avendo ricevuto molto da lui, pur avendo riconosciuto in lui il figlio di Davide, ha seguito i suoi capi nella loro ostinazione, respingendo il loro Messia, il loro re. Gesù definisce quella generazione malvagia e lo fa più volte. Guardate il versetto 34. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Qui sta parlando ai farisei che lo avevano appena accusato di essere del diavolo, di essere dal diavolo, di essere indemoniato. E sta dicendo: voi non solo siete malvagi, ma siete pericolosi come delle vipere. Avvelenate e uccidete con il vostro falso insegnamento. Il vostro sistema religioso non solo è vuoto, ma è un veleno che uccide voi e il popolo. Versetto 38 e 39. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vedere da te un segno. Ma egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera chiede un segno, segno non le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Israele non solo era malvagio, ma era adultero spiritualmente, un popolo che aveva preferito un sistema religioso fatto di regole e di tradizioni umane alla parola di Dio. Nessuno era più religioso di un fariseo era un religioso all'ennesima potenza, eppure Gesù li definisce malvagi, pericolosi e adulteri spirituali. E quando dice così avverrà anche a questa malvagia generazione, sta dicendo che la loro condanna era certa per averlo definitivamente respinto. Infatti nei versetti 41 e 42 Gesù ha espresso la sua definitiva condanna. Guardate, i niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché ella viene dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone.
Più volte quel sabato il Signore Gesù ricordò loro che lì presente c'era qualcuno di più grande del Tempio, del sabato, dei profeti come Giona e del re Salomone. Quella generazione è stata esposta a una luce, una rivelazione unica, uniche, e aver consapevolmente rifiutato tutto questo ha peggiorato la loro condizione spirituale, rendendo la loro condanna definitiva. Questo è quello di cui parla anche Pietro nella sua seconda lettera. Pietro sta parlando di falsi insegnanti, quindi di non credenti, e dice così: se infatti, dopo aver fuggito la corruzione del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo sviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro 2:20-22. Pietro qui non sta parlando della perdita della salvezza, ok? Credo che questo sia chiaro per tutti: la salvezza non è possibile perderla. Paolo dirà ai Romani che i doni e le vocazioni di Dio sono irrevocabili. Non sta parlando di perdita di salvezza qui Paolo, ma di falsi credenti nella Chiesa. Persone che apparentemente erano credenti e addirittura insegnavano nella Chiesa. Queste persone quindi erano fuggite dalla corruzione del mondo, lasciando la loro vecchia vita, c'è stato un cambiamento, entrando a far parte della Chiesa, avevano una conoscenza intellettuale di Cristo, ma poi sono uscite allo scoperto tornando alle loro vecchie abitudini, hanno voltato le spalle alla verità in maniera definitiva, peggiorando la loro condizione, dice Pietro. Pietro sta dicendo la stessa cosa di Gesù: sono state esposte alla verità e alla luce del Vangelo, ma sono tornate alla loro vera natura di peccatori perduti. Il loro cambiamento esteriore non è stato sufficiente, perché il loro cuore è rimasto vuoto. Queste persone non sono mai state salvate. Mai state salvate. Come un cane e una scrofa puoi ripulirle quanto vuoi, ma non puoi cambiare la loro natura, tornano alle loro abitudini. Un cane tornerà sempre al suo vomito, la scrofa tornerà sempre a rotolarsi nel fango. Così il non credente senza Cristo non può cambiare la sua natura malvagia e peccaminosa, non può cambiare il suo cuore. Anche il miglior religioso di questo mondo non può cambiare la sua natura con i propri sforzi, rimarrà davanti a Dio quello che è: un vuoto religioso e per giunta condannato a causa dei suoi peccati. Gesù disse: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. È meglio per te essere un immorale peccatore che è schiacciato dal peso dei propri peccati e sente il bisogno di un salvatore che essere un vuoto religioso moralista che pensa di essere giusto e non sente il peso dei propri peccati né il bisogno di un salvatore. Se Dio non ha risparmiato dei religiosi come i farisei appartenenti al popolo di Israele, non risparmierà neanche te. Dio più volte nel tempo ha liberato Israele dall'idolatria, da uno spirito idolatrico. La casa di Israele era apparentemente in ordine con la sua giustizia e la sua religiosità, e Gesù con la sua venuta ha liberato molti indemoniati, guarito, insegnato, facendo tutto quello che era possibile per dare a quel popolo libertà e vita eterna. Ma Israele ha preferito le tenebre alla vera luce, ha preferito una vuota vita, una vuota religiosità ad una vita abbondante. È una delle conseguenze dell'aver rifiutato il loro Messia, dell'aver detto no al loro re, possiamo vederla circa 40 anni dopo. Nel 70 d.C. i Romani rasero al suolo Gerusalemme, demolirono il Tempio, uccisero più di 1 milione di abitanti e distrussero quasi 1 migliaio di città e villaggi in Giudea. Dio non resterà indifferente davanti alla tua indifferenza o alla tua religiosità idolatrica. Con Gesù non ci sono le vie di mezzo o le mezze misure o la neutralità.
Lui stesso dirà ai suoi accusatori quel giorno: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Così la prima analogia che Gesù ci mostra, che Gesù ci ha mostrato, ci dice cosa non vuol dire essere un figlio di Dio. Un figlio di Dio non è un vuoto religioso. Un figlio di Dio non è un vuoto religioso. La seconda analogia che Gesù usa per spiegare cosa vuol dire appartenere alla famiglia di Dio è che un figlio di Dio fa la volontà del Padre. Un figlio di Dio fa la volontà del Padre. E trovo davvero bello come il Signore Gesù sia anche il Signore di ogni circostanza qui. E credo che dovremmo ricordarlo più spesso questo. Lui è il Signore di ogni circostanza. Lui fa parte di ogni nostra circostanza. Comunque, tornando alle sue di circostanze, ha appena finito di giudicare e condannare quella generazione che accade qualcosa di inaspettato. E se vogliamo anche un po' svilente per lui. Gesù qui sta insegnando davanti ad una folla di gente. In quel giorno sono successe tante cose, come abbiamo visto, ma le circostanze ora cambiano. Arriva la sua famiglia e non erano lì per ascoltarlo o per vedere i suoi miracoli. Al versetto 46 vediamo che arrivano Maria e i suoi fratelli che cercano di parlargli stando fuori. Anche Marco e Luca ci dicono che loro rimasero fuori a causa della folla. Quindi Gesù, mentre parlava, era in una casa, all'interno. Doveva essere una casa che si predisponeva a questo. Così Gesù poteva compiere guarigioni e parlare in modo che la folla lo vedesse e lo sentisse, compreso i farisei, la sua famiglia che era arrivata da poco, che mandano qualcuno ad avvisarlo che loro erano fuori e volevano parlargli. Ora, qui dovete usare un po' la vostra immaginazione. Gesù è dentro questa casa che sta parlando alla folla e ha appena finito di condannare, ok, i capi religiosi e il popolo. Possiamo dire di maledire i capi religiosi e il popolo. È un po' come in Matteo 23 quando leggete: guai a voi scribi e farisei ipocriti, e lo ripete tante volte quel guai a voi. Lì guai sta per maledizione, maledetti voi. Gesù qui ha appena finito di condannare e maledire quella gente che lo aveva rifiutato. Quando arriva quest'uomo che gli dice davanti a tutti, non all'orecchio: c'è tua madre fuori con i tuoi fratelli che ti cerca. È una situazione che sembra quasi sminuire, svilire la sua autorità, no? Gesù, se ci pensate, era un uomo di più di 30 anni, chiamato maestro, definito profeta, figlio di Davide, che aveva appena mostrato la sua autorità e la sua potenza divina davanti a tutti, e arriva quest'uomo che gli dice: guarda che fuori c'è tua madre. Voglio dire, poteva anche aspettare un attimo e finisse di fare quello che stava facendo, in privacy glielo diceva. Dobbiamo riconoscere che tra le tante di quel giorno, questa è una circostanza strana che quasi stona con tutto quello che sta accadendo. È come se qualcuno di noi stesse predicando davanti a migliaia di persone e arriva un uomo che davanti a tutti dice: c'è tua madre che ti vuole fuori. E forse qualcuno tra i malpensanti nella folla avrà anche pensato: ecco la dimostrazione che è un fuori di testa, perché anche la madre e i fratelli sono venuti a riprenderlo. La famiglia di Gesù a questo punto non aveva ancora creduto in lui come Messia, né come Signore, né tantomeno come Salvatore della sua vita. Ascoltate cosa dice Marco al capitolo 3. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Ad eccezione di Maria, la sua famiglia più stretta non credeva in lui. Pensavano addirittura che era fuori di testa ed erano lì per portarlo via con loro. Le parole di Marco, vennero per prenderlo, indicano qualcosa fatto con la forza, come un arresto. Anche Giovanni al capitolo 7 ci dice che neppure i suoi fratelli credevano in lui. La sua famiglia pensava male di lui, esattamente come molti tra la folla lì quel giorno. Però possiamo dire che il loro intento di portarlo via, anche con la forza se necessario, era anche un'azione che aveva lo scopo di proteggerlo dai suoi nemici. Infatti è molto probabile
che avessero saputo del crescente contrasto con i capi religiosi e devono aver presagito l'imminente pericolo, che volevano condannarlo, oppure qualcosa deve essere arrivato alle loro orecchie. E Maria era pur sempre una madre che si preoccupava del figlio, ed è molto probabile che sia stata lei ad organizzare questa spedizione e convincere i fratelli che c'era bisogno di andarlo a prendere per riportarlo a casa. Così arrivano e, non riuscendo neanche a parlarci, lo fanno chiamare. E qui è bello vedere come, nonostante questa circostanza potesse svilire l'autorità di Cristo davanti alle persone, Gesù la cavalca questa circostanza, prende la palla al balzo per trarne un insegnamento che si contrappone a quello di quel tempo. E cioè che, in quanto israeliti, in quanto discendenza di Abramo, erano salvi, in quanto popolo eletto di Dio erano spiritualmente al sicuro, erano fuori dalla futura ira di Dio. Guardate dal versetto 48 in poi. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi fratelli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Ecco, questo è l'insegnamento cardine che va a contrapporsi a quello religioso. Ecco la verità divina che funge da antidoto alla velenosa menzogna di Satana. Ecco l'autorità di Cristo di nuovo all'azione, in una circostanza che poteva svilirlo, pronunciando le parole più belle e amorevoli, rivolgendosi ai suoi discepoli, a quelli che lui definisce la sua vera famiglia spirituale, i suoi fratelli e sorelle spirituali. E qui dovete notare che nelle sue parole e in quel gesto che fece stendendo la mano verso i suoi discepoli c'è tutto il suo amore e il suo identificarsi con quel piccolo gruppo di persone che erano lì per lui, vicino a lui. Non sta indicando la folla, non sta indicando i grandi capi religiosi, non sta indicando i giudei, non sta indicando nemmeno la sua famiglia carnale. Questo non è solo incredibile, ma dovrebbe riempire di gioia ogni credente. Se tu hai creduto in Gesù come Signore della tua vita e come Salvatore della tua anima, allora sappi con piena certezza che Gesù oggi sta indicando anche te. Si sta identificando con te, come con ogni uomo e donna che per mezzo della sola fede in Lui sono diventati figli di Dio. E ora a loro volta si identificano con Cristo e nessun altro, non con una religione, ma hanno una relazione con Cristo. La famiglia spirituale di Dio siamo noi, il popolo che Dio si è compiaciuto di salvare, inserendolo nel suo corpo spirituale che è la Chiesa. Siamo noi, fratelli e sorelle, anche se siamo un piccolo gruppo di persone. Nessuno ha questo privilegio perché appartiene ad un popolo specifico, ad una razza specifica, ad una religione specifica, ad una famiglia specifica. L'apostolo Giovanni, che era lì quel giorno quando Gesù davanti a tutti indicò i suoi discepoli, e quindi anche lui, scrive questo: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Figli di Dio si diventa. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Eccola la nuova nascita spirituale. Gesù è venuto in casa sua e l'ha trovata vuota. Ha trovato dei vuoti religiosi con dei vuoti cuori che hanno preferito la gloria degli uomini alla gloria di Dio. E Gesù stesso dirà a quella generazione: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, vuota, e così è ormai da 2000 anni. E forse qualcuno starà pensando: ma allora Gesù non amava la sua famiglia carnale? Beh, si è preso cura di loro finché ha potuto, perché quando Giuseppe è morto, Gesù è diventato il capo famiglia, essendo primogenito, e si è preso cura di loro tutti fin quando ha potuto. Sulla croce è morto anche per loro e per i loro peccati, quindi direi di sì che li amava. Ma l'intento e lo scopo di Gesù
è sempre stato quello di onorare il Padre Celeste. E dal momento in cui il suo ministero terreno è iniziato, fare la volontà del Padre è sempre stato il suo obiettivo prioritario, anche se questo voleva dire metterli da parte. Se sei un figlio di Dio, il tuo scopo prioritario in ogni tua scelta sarà sempre quello di fare la volontà del Padre come lo è stato per Cristo, sempre. La tua volontà, Padre, e non la mia. Ci piacciono tanto queste parole di Gesù prima della crocifissione? Quando le circostanze sono favorevoli, ci piacciono. Quando le circostanze non sono più favorevoli, non ci piacciono più. Non ci umiliamo più. Fare la volontà del Padre deve essere la tua priorità, anche se questo vorrà dire rinunciare ai tuoi affetti, alle tue comodità, ai tuoi schemi, ai tuoi sogni e chissà cos'altro, sottomettendoti al Padre come allo Spirito, se davvero dimora in te lo Spirito Santo. Estendendo la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Gesù non si identifica con chiunque, ma con quelli che fanno la volontà del Padre. E la volontà del Padre è che gli uomini riconoscono il proprio peccato e il loro bisogno di credere nel Figlio, di accettare il Figlio, di far entrare il Figlio nel proprio cuore. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Mentre gli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ogni figlio di Dio fa la volontà del Padre, e la volontà del Padre è che ci umiliamo davanti al Figlio per ascoltarlo e credere in Lui. Quindi, se confidi nelle tue capacità, nella tua vuota religiosità, nelle tradizioni degli uomini e non nel Figlio di Dio, sei tra quelle persone che un giorno diranno: Signore, Signore, non ho io fatto tutte queste cose nel tuo nome? E ti sentirei rispondere da Cristo stesso: io non ti ho mai conosciuto. La porta del regno di Dio ti sarà chiusa come tu hai chiuso la porta del tuo cuore a Cristo e alla verità del Vangelo. Il mio consiglio oggi, per voi che non avete ancora creduto in Cristo, ma pensate che frequentare una chiesa evangelica possa esservi di aiuto, che possa bastare, oppure essere un buon cattolico, un buon mormone, un buon testimone di Geova, un buon musulmano possa bastare e aiutarvi. Il mio consiglio è questo: guardati da rifiutare il Figlio di Dio in maniera definitiva, dopo aver ascoltato domenica dopo domenica la verità biblica, dopo aver gustato l'opera dello Spirito Santo nella tua vita e nella Chiesa. Guardati dal voltare le spalle a Dio e alla sua grazia, precludendoti ogni altra possibilità di entrare nel suo regno. Senza Cristo la tua vita, nel migliore dei casi, sarà una vita apparentemente a posto, sistemata, ma vuota e condannata. Concludo con una storia che Gesù raccontò, che parla di due uomini. Questa è una parabola. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Preghiamo. Signore, noi ti adoriamo e ti lodiamo.
perché sappiamo quanto ti è costata la nostra salvezza. La nostra salvezza ti è costata cara, Signore. Hai lasciato la tua gloria al fianco del Padre, da forma di Dio hai preso forma di uomo, come dice la tua parola, e ti sei umiliato fino alla morte di croce. Questo per tutti quelli che credono in te, Signore. Grazie per averci liberato, Signore, da una vuota vita, da una vuota religiosità, Signore, che non ti onorava in alcun modo. Grazie per averci fatto pesare i nostri peccati, per averci dato la capacità di riconoscere che avevamo bisogno di un Salvatore e che le nostre capacità erano nulle davanti a te. Grazie per tutto quello che hai compiuto. Grazie perché ci hai dato la forza di non bestemmiare il tuo nome, la tua opera nelle nostre vite, precludendoci ogni altra possibilità di entrare nel tuo regno. Grazie perché siamo figli di Dio in te, Signore Gesù, in te, e che ci ha dato la possibilità di diventare figli di Dio. Noi eravamo uomini vuoti, peccatori, ed eravamo sotto l'ira del Padre. Quindi grazie, perché l'ira del Padre è ricaduta su di te, perché la tua giusta condanna, Padre, è ricaduta sul Figlio, e noi meritavamo tutto questo. Quindi grazie, Signore, per la tua parola, grazie per il tuo coraggio nello smascherare l'ipocrisia degli uomini. Grazie per tutto questo nel tuo nome. Amen.